Legend of 500 started from this wooden sculpture, and today, from another wooden sculpture, we'll start again. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi. Diventa sempre più evidente la strategia di casa Fiat, che sta rendendo la 500 un vero e proprio brand autonomo, con una gamma dedicata che si sta allargando in tutti i sensi sempre di più. Parigi ha debuttato in società la attesissima 500X, la crossover di questa line-up. Una vettura molto piacevole ed utile che, siamo sicuri, arriverà dritta al top della hit parade del proprio segmento. La 500 è sicuramente un'attitudine, è un brand nel brand, ha una forza ormai comprovata. Diciamo che il primo esercizio che abbiamo fatto è stato con la 500L, i risultati sono eccellenti perché è la numero uno in Europa nel suo segmento, e quindi adesso stiamo perseverando con la 500X, che si introduce nel segmento di maggiore crescita che c'è nel nostro settore negli ultimi anni, e si chiama 500X perché è una vettura molto trasversale, è molto 500 ma al tempo stesso ha una muscolarità delle caratteristiche di prodotto da alto di gamma, addirittura da segmento superiore, pur rimanendo sempre una vettura premium ma accessibile. Avrà due anime, una un po', come dire, più cittadina, più stradale, che tenderà a soddisfare le necessità dei clienti del segmento C, mentre quindi con il 4x2. Abbiamo anche la versione cross, che è 4x4, il wheel drive, cambio automatico, 9 rapporti, insomma è il top della gamma Fiat, ripeto, sempre rimanendo comunque accessibile. Nascono a Melfi sia la 500X che la Jeep Renegade, ma è ben chiaro che le missioni dei due prodotti sono assolutamente diverse e che le attitudini decisamente più fuoristradistiche della compatta americana la destinano a una clientela con esigenze diverse da quelle di chi invece si rivolgerà alla 500X. Vetture diverse, clienti diversi. Veramente è difficile che un cliente che sia attratto dal design della 500 con le sue linearità, le sue forme, eccetera, sia attratto in contemporanea da un design come quello del Renegade, che è una Jeep al 100%, in più ha delle caratteristiche di prodotto molto Jeep, quindi non vediamo assolutamente rischi. Cerchiamo di comprendere come sarà il cammino che porterà la 500X nelle showrooms di Fiat e poi finalmente sulle nostre strade. Dunque, noi abbiamo cominciato già da qualche settimana ad avvicinare i nostri clienti e anche il resto dei consumatori con delle attività sul mondo digitale. Stiamo già raccogliendo tantissimi contatti di persone che sono interessate al prodotto, a cui stiamo dando delle informazioni, e saranno i primi a venire a provare la vettura in concessionaria. Il lancio commerciale è comunque previsto entro il primo trimestre del 2015. Anche nel caso di una vettura come la 500X, che sicuramente verrà comprata con il cuore e non solo con il raziocinio, i listini al pubblico sono comunque un argomento importante. Come dicevo prima, le due anime della vettura avranno due missioni ben distinte, quindi con l'anima più cittadina andremo a competere nel segmento C in un mondo dove oggi la leader è la Golf, ad esempio, mentre per quanto riguarda l'anima di vero crossover, credo che andremo a confrontarci con concorrenti come Mini Countryman.